Ringraziamo il candidato. Prego di avere l'opportunità di ascoltare un amministratore in carica, quello di Giuseppe Antonio. Se vuoi o vuoi passare la mano. No, facciamo parlare dopo, no, perché l'argomento che ha trattato Loredana Di Lorenzo ha parlato, che ha ribadito il concetto di Davide, la crisi del sistema anche bipolare. Il terzo tour, ovviamente siete l'UDC, presidente di questa provincia, però sappiamo che a livello nazionale tutto quello che è accaduto, io poi vengo da una regione dove il terzo polo è riuscito a creare l'impossibile, tant'è che non si è presentata nessuna realtà a livello amministrativo, a dimostrazione proprio che poi quando si va nella pratica qualcosa accade. Però nel sistema bipolare, così come stiamo parlando, il ruolo anche del PC Casini, che in questi ultimi tempi è ritornato anche come protagonista di questo, sostenendo il governo in prima persona, può creare le condizioni per un qualcosa di diverso che possa dare anche una speranza che c'è una opportunità di uscita al di fuori di quelli che sono schieramenti attualmente che noi individuiamo. Intanto saluto tutti, quantità e qualità di interventi e personalità mi impongono un dovere di brevità, dato che è ancora più stringente, dalla pacatezza che questo dibattito, anche con la premessa lucida veramente di Davide e di Alessandro, ha posto. Io direi c'è un tempo per parlare di politica in modo più concreto. Una politica che possa veramente affrontare i problemi della gente con la verità. Perché c'è una discrasia profonda tra quello che noi ci diciamo e quello che diciamo ai cittadini. C'è una difficoltà ad affrontare i temi con pacatezza e lontano dai riflettori. Io spesso resto basito quando leggo dichiarazioni sui giornali che poi si distanziano in maniera notevole dalle cose poi vere e concrete che facciamo nell'amministrazione pubblica, nella politica, nei rapporti con la gente. Se non recuperiamo il senso della verità delle cose, secondo me la politica è destinata a soccombere. L'altro giorno all'Università d'Annunzio, il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, sottolineava come il ritorno alla politica passi anche nelle sezioni, come lavorare come centro dove convergere, confrontarsi, creare e sviluppare le proposte della politica e le proposte che poi la politica fa nel governo delle città, delle province e del paese, lontano dai riflettori. Quanto è distante quello che noi leggiamo sui giornali la mattina rispetto a quello che noi poi viviamo? Una mistificazione, una disinformazione, una difficoltà a capire. E gli stessi amministratori che poi devono dare delle risposte si lasciano condizionare dai riflettori a scapito della qualità dell'amministrazione e delle risposte da dare ai cittadini. È un po' forse frutto di questo bipolarismo forzato che è nato dopo la diaspora della Democrazia Cristiana. Non dobbiamo dimenticare che in questo paese per moltissimi decenni c'è stata, come dire, la cosiddetta democrazia bloccata, che la terza fase, che Morotea, che sembrava potesse in qualche modo sconvolgere gli equilibri della politica nazionale, è arrivata quando, sotto i colpi di Tangentopoli, ma nella crisi del sistema che non reggeva più dopo la guerra fredda, dopo il muro di Berlino, questa diarchia tra comunisti e democristiani, che pure io sono convinto ha creato una forte democrazia in questo paese. No, i comunisti e i democristiani hanno consolidato le radici democratiche del paese, però poi è nato questo bipolarismo forzato, dentro tutto e il contrario di tutto, centro, c'era il centro, poi insomma quello di Martinazzoli, del patto per l'Italia, che fu un esperimento fallimentare rispetto alla legge al Mattarello,
ma che comunque aveva così portato un ottimo 15%. Cioè la creazione di Forza Italia, del Polo, della Casa delle Libertà e della gioiosa macchina da guerra con i progressisti e il PPS, la parte poi dei popolari che successivamente è confluito organicamente nella coalizione di centro-sinistra. Questo bipolarismo forzato, un codice muscolare, concludente, scenografico, ci ha portato alla conclusione, diremmo, per porre un confine della Seconda Repubblica, quasi della Seconda Repubblica. Il governo tecnico, io credo che un merito debba essere accreditato a Pier Ferdinando Tosi, e quello, contraddicendomi un po' la tua asserzione su, diciamo, la politica tacceriana e Blair del conflitto perenne che ha generato dei risultati dell'economia di quel paese, ma che comunque nel nostro paese in genere questo conflitto perenne genera l'inconcludenza. Casini dice da un anno a questa parte: se non facciamo un governo di unità nazionale, di solidarietà nazionale, un governo di intenti, noi non usciamo da questa crisi. E forse ci siamo riusciti. Determinante è stato, diciamo, il Presidente della Repubblica. Oggi è un governo di transizione che serve a portarci in una fase migliore del nostro Paese, nella speranza che primo questo governo possa farci uscire da una gravissima crisi che incombe sul nostro Paese e sull'Europa in particolare, che possa promuovere anche quello spirito riformatore nel Parlamento. Siccome i partiti non hanno adesso responsabilità diretta di governo, non hanno la paura martedì mattina di prendere le mazzate dopo che le misure che sono abbozzate sui giornali, a me pare che siano molto dolorose, perché qui poi c'è un tentativo che, insomma, inventato da Berlusconi, devo dire, quello di dire: io non metto le tasse ma le faccio mettere dagli enti locali, no? Cioè questo nasce perché dice, alla fine forse è giusto che l'ente locale si assuma la responsabilità della sobrietà nella gestione delle proprie finanze. Ma se dovesse esserci un ulteriore taglio, per esempio, agli enti locali, soprattutto ai comuni, noi assisteremo a una contrazione delle capacità di risposta del welfare ai problemi dei cittadini. Questo grande welfare che penso non abbia pari nel mondo. Guardate, il sistema sanitario americano, voleva Obama tentare la strada della gratuità a 30 milioni di cittadini di quel paese. Mi pare che questa innovazione, tra l'altro in Italia oramai dal dopoguerra consolidata, stia dando dei buoni frutti. Insomma, ci sono dei problemi. Per farla breve e per concludere anche dando una risposta al quesito che Pino mi ha posto, che cosa fare? Intanto capire bene che ci avviamo ad una stagione così difficile per la politica italiana, perché ci sarà la frantumazione degli attuali schemi che hanno portato dal 94 ad oggi ad alternarsi alla guida del paese il centrodestra e il centrosinistra, con dei risultati che a volte hanno fatto rimpiangere anche i governi balneari. Perché? Perché quasi tutti i governi non hanno avuto la fortuna, una buona parte dei governi non hanno avuto la fortuna di arrivare alla conclusione della legislatura. Prodi, Berlusconi all'inizio con la Lega, proprio a distanza di qualche mese dalla vittoria del 94, lo stesso Berlusconi che oggi, insomma, cede il passo ad un governo tecnico. Noi dobbiamo immaginare una composizione e una scomposizione del bipolarismo. Certo, qui ci deve essere sempre una forte opposizione, una forte maggioranza, ma coalizioni omogenee, coalizioni in grado di governare, coalizioni in grado anche di presentare i programmi e quindi poi realizzarli senza barare. Ma voi immaginate come adesso la riforma delle pensioni, che se ne sta discutendo da molte legislature, forse oggi trova un punto fermo, una soluzione. Ci saranno delle spaccature, perché nella sinistra ci sono
assolutamente diversità di vedute, come anche nel centrodestra, che la Lega si è sganciata, non avrebbe mai votato una riforma delle pensioni, tra l'altro ha detto sempre Bossi minacciato, in presenza di una riforma delle pensioni la Lega si sarebbe defilata dal governo del paese. L'auspicio francamente che questo governo, io ho molta fiducia, effettivamente, non credo che sospenda la politica, Luciano, detto al convegno di Chiesa, non sospende la politica, pone una tregua tra i partiti, speriamo, e dà la possibilità ai partiti di lavorare nel Parlamento per alcune riforme importanti. La prima, in assoluto, non può che esserci il dissequestro del voto, della democrazia. In un sistema bloccato come è il nostro, ma insomma forse neanche più nell'Unione Sovietica, nell'ultimo periodo di Gorbaciov veniva immaginato di poter continuare con le liste bloccate. È un sistema elettorale diverso che le dia il potere ai cittadini di scegliersi i propri rappresentanti, in una, secondo me, semplificazione complessiva dei costi della politica, ma soprattutto dell'organizzazione della politica. Io l'altro giorno, i consiglieri provinciali, cioè, non c'è più Peppino, io tutto sommato credo che sia forse uno spot, però pensateci bene, un consiglio provinciale che passa da 30 a 12 consiglieri e una giunta che passa da 10 e da 4 a 4, non credo che sia la fine del mondo, forse in mezzo ci sarebbe stata la verità e la virtù, però c'è questa, diciamo, tendenza a creare concretamente una riforma in grado di snellire anche i processi decisionali che ci sono nella pubblica amministrazione. E chiudo. Innanzitutto, caro Pino, la politica soffre anche di una disorganizzazione dello Stato. Non c'è solo la legge elettorale, ma c'è la riforma complessiva dell'organizzazione territoriale dello Stato, i comuni, le province, tutta la giungla di sigle che ci sono e che servono più delle volte ad appagare i consigli di persone dei consigli di amministrazione, la regione che si riappropri del suo ruolo di ente di coordinamento, di programmazione e di legislazione, e il governo del paese con una riforma delle due camere, insomma questo bicameralismo che mi pare sia superato. Poi c'è bisogno di efficienza, la crisi economica, la crisi di identità della politica e in definitiva la crisi, diciamo, dell'organizzazione dello Stato, che non funziona, che non dà risposte. Da un lato, pensate, io oggi ho visitato una buonissima azienda di un imprenditore lancianese, il quale lamentava di non avere la possibilità oramai da 2 anni di ampliare il proprio opificio per una serie di veti incrociati che un'amministrazione di una città dove questo imprenditore opera poneva. Un'azienda che va bene, a fronte di che cosa? Di quotidiani focolai di crisi a cui come pompiere devo arrivare con presenza della provincia senza fare niente e senza spendere niente, no? La Burgo, la Golden Lady, centinaia di posti di lavoro persi. Allora, anche in questo caso, la politica non dà un segnale di efficienza e di efficacia in tutte le organizzazioni e in tutte le articolazioni della pubblica amministrazione, perde e perderà un'altra battaglia, la sanità, no? Cioè, le file di attesa, le lunghe liste di attesa alimenta ancora la disaffezione nei confronti delle istituzioni, l'imprenditore, ma un qualsiasi problema che si affronta in questo paese è drogato assolutamente da una incapacità a dare risposte proprio risolutive ed essere al passo con i paesi più progrediti e con i paesi europei. In conclusione, voglio dire, la politica, per dirla lo dico spesso, può essere la più alta forma di carità cristiana se chi fa politica dà dei buoni esempi, ma dà buoni esempi di concretezza e di verità. Grazie. L'intervento di Giuseppe Antonio, che chiaramente facendo l'amministratore ha riposto un po' mentre stavi parlando, il problema del tema che è crisi della politica e di disagio dei cattolici, ma non so perché pensavo al sindaco di Vasto e ad alcuni argomenti che poi chiamo perché io non lo dimentico
sei stato comunista, anche se qualcosa è cambiato, dovrebbe essere cambiato con la caduta del muro di Berlino, però insomma, voglio dire, quando uno ha una traccia, penso che sia difficile che possa cambiare. Come riesci e come si riesce a conciliare anche questa politica e questo disagio dei cattolici, che, considerando che di fatto vorremmo dire che ancora esiste il comunismo, perché se il cattolico gli diamo una valenza che va al di sopra di questo valore, probabilmente parliamo ancora di queste divisioni. Grazie. Beh, volevo proprio mantenermi sulla scia del titolo dell'iniziativa di questo convegno, Crisi della politica, il disagio dei cattolici. Intanto io partecipo a questo incontro promosso e voluto da un capogruppo, oltre che naturalmente il fondatore Oris, consigliere comunale, e partecipo per un invito che devo dire ha rappresentato per me una sorpresa, vista anche i passati trascorsi non di Liegi con Davide D'Alessandro. Devo dire però non un invito del tutto inaspettato, mi aspettavo questa richiesta. Rispondo subito a quanto dicevi tu, Pino. L'essere stato comunista e naturalmente il disagio che nel convegno fa riferimento al mondo cattolico. Ma io sposterei il discorso intanto su un disagio generale che noi avverte oggi con questo tipo di politica. Passato, la storia nostra, sicuramente una storia diversa da quanti sono presenti qua dentro, tutti noi ha una sua esperienza, una sua militanza. Sicuramente noi avevamo un percorso che era un percorso ideologico, che era un percorso a volte dettato anche da la storia personale di ognuno di noi, delle nostre famiglie, dei nostri vissuti, la storia universitaria, 68, per le guerre, quello che ha rappresentato quella fase storica, guai a comunicare grandi discorsi sull'etica per le guerre, discorsi sulla socialità che abbiamo fatto, il lavoro, Leo. Per noi è stata una svolta rispetto anche ai primi anni della nostra vita, che erano anni dove eravamo impegnati a ricordare le parrocchie. Sono stato formato in chiesa anch'io fino a 17 anni. Io sono convinto di una cosa, che chiunque amministra ha bisogno, la necessità di amministrare di una forte spiritualità, prescindere dalle proprie convinzioni ideologiche o culturali. La politica non è a ridurre, non è pensare al nudo materialismo come qualcuno in altri tempi poteva pensare. Questo siamo noi, questo è il nostro vivere comune, che poi è un vivere comune che ci appartiene, perché alla base di questo vivere comune poi c'è il bene comune. Guai a non guardare sempre comunque al bene comune. Ho partecipato qualche anno fa, c'era allora il presidente Chiodi, c'era il sindaco di Chieti, c'era il presidente della provincia, partecipammo a un incontro voluto da Bruno Forte, era sulla lettera dei cattolici ai cercatori di Dio, e in quella lettera io ricordo che concluso il mio intervento chiamandomi
un messaggio forte di San Paolo, dove si faceva riferimento proprio all'importanza di vedere l'amministrare come un organo, dove più naturalmente organi poi lavorano ovviamente per il fine comune. E questo secondo me deve rappresentare anche l'operato all'interno del partito. Io personalmente dico che a bocce ferme non è che possiamo farci pressioni con Loredana. Oggi viviamo in un sistema bipolare, abbiamo questa legge elettorale. Pensate che si torni ad un mondo dove c'è il proporzionale come era in passato, io credo difficilmente ci troveremo. È vero che c'è una situazione che non ci piace magari a tanti di noi, ma viviamo all'interno non dell'America, del Nord America da una parte e dell'Europa occidentale dall'altra, con dei sistemi, chiamiamoli come vogliamo, si chiama laburismo e conservatori, socialdemocrazia e partito democratico, si chiama in altro modo, però questo all'interno di questo percorso è il nostro paese. E io non vedo in questo momento la frantumazione di un sistema bipolare. Lo stesso Enrico prima parla di tutto al più una scomposizione e ricomposizione, ma i governi validi sono quei governi che possono contare sull'alternanza a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. Lasciamo stare quel fatto che non ce la fanno ad andare avanti come in Italia. È una riflessione attenta questa. È una riflessione importante, però non vedo un ritorno al passato, crediamo tutti, un ritorno che non ce la fa. Immaginate se il Parlamento che torna a quello che era. E torno al PD perché mi interessa il Partito Democratico. Ed è chiaro che il Partito Democratico all'interno di questo sistema bipolare è l'architrave, con o senza il CDU, con o senza l'Italia dei Valori, con o senza SEL, ma c'è necessità, è l'elettore oggi che ha validato questo tipo di percorso, lo ha validato in questi decenni, a livello regionale, a livello locale, al livello nazionale. Io non penso, se guardiamo anche oggi i sondaggi di oggi, che nei confronti di questo raggruppamento c'è la sfiducia totale. Vero che l'elettore è sfiduciato nella politica, ma l'elettore va a votare perché a Molise va a votare a livello nazionale, ha votato a FAS, ha votato ovunque. Non abbiamo il 20% di votanti, abbiamo sempre percentuali 70-75%. Dopo quello che è successo alla regione abbiamo avuto una situazione di calo legato anche alla regione, ma un popolo vota, a differenza di altre realtà dove i sistemi funzionano meglio dell'Italia e dove votano molto meno del nostro paese. E allora questo mi porta a dire che certamente c'è il malessere, io ripeto, non è il malessere ed è il disagio solo del cartone, è il disagio di noi tutti, soprattutto nella certezza, soprattutto chi amministra, nel cogliere quotidianamente la disapprovazione, giustificato o meno, da parte del cittadino, perché non ce la fai a dare soluzione al problema, perché i problemi si sono complicati difficilmente rispetto al passato, perché non è vero che c'è una crisi solo politica, c'è una crisi robusta che ha intaccato anche il sistema democratico del nostro paese.
Io vedo a volte molto più malpancismo nelle classi dirigenti, a volte per ragioni nostre, personali, che vorremmo, a seconda del caso, piegare questa o quel partito, questo o quella forza, non a me, ma all'interesse magari di una parte, di una corrente, di un singolo individuo. Ecco, questi sono alcuni aspetti sicuramente deteriori nella vita politica che noi oggi abbiamo fatto. Mi fermo per dire tante altre cose, aggiungo solo che sicuramente apprezzo molto che si può fare in modo pagato tra diverse forze anche politiche, soprattutto dalla nostra città, in un momento drammatico, non solo per il paese italiano, ma a livello locale, non ha mai visto. Tra poco i comuni non avranno una difficoltà nel pagare per effetto di una scarsa liquidità. I comuni prima o poi non saranno più nelle condizioni di essere solvibili per come procede questo percorso che da una parte ha tagliato drasticamente tutti i fondi da parte dello Stato e dall'altra, come diceva il ci impone a noi oggi solo di mettere tasse per poter andare avanti. Grazie. Ringraziamo il sindaco di Castro. Abbiamo da Luciano a Luciano, una battuta che mi viene spontanea, da sindaco a ex sindaco. E mentre entravi Luciano, ci diamo del tu perché abbiamo una doppia coabitazione. Una doppia coabitazione perché è dirigente a Campobasso, quindi ci incontriamo pure. E mi viene il pensiero al mondo dei vescovi, dei prelati, insomma. Valentinetti, sappiamo i problemi che ha di salute, però è stato un vescovo sul sociale, abbiamo forte, è stato citato sia all'inizio di serata da Davide anche da Enrico prima, che ultimamente è tornato a parlare proprio di una politica che abbia uno spessore e anche una identità diversa. Io poi c'ho Brigantini che tu conosci, oltre ad avere un ruolo nazionale a livello di conferenze episcopali, insomma viene dalla sua realtà, anche se devo dire per quello che riguarda la sensazione del centrodestra, perché è una regione governata dal centrodestra, molte volte entra un po' in tegel su alcuni argomenti, dando quel peso insomma, che la Chiesa da questo punto di vista richiama al dovere. Su questo vorrei che potessi riferirci oltre a quello che ovviamente riterrà il governo, con i tempi che, come hai notato, insomma 10 minuti ci siamo tutti quanti. Benvenuti, grazie. Intanto vi complimento per questa bella iniziativa, perché ne condivido la cifra, il profilo, il luogo, l'impostazione tematica. Mi piace molto anche il sito. È come se avesse una capacità magica questo sito, questo spazio, perché credo che abbia dato l'occasione di riflessione, chissà quanta buona produzione intellettuale, politica, se penso che questo spazio ha accolto dentro di sé una straordinaria qualità produttiva sul piano delle idee dei decenni passati, sapendo quanto è venuto di fruttuoso dai decenni passati all'indirizzo dell'attività decisionale. Bravo a Davide, perché diciamo noi vediamo soltanto il colore delle iniziative quando si tengono, magari non si ha da conto tutto il lavoro che c'è a monte per mantenere in vita una iniziativa sociale. E io ho sempre pensato che la democrazia è un fatto di sicuro delle istituzioni, abbastanza dei partiti, ma soprattutto è un fatto della collettività e delle comunità. E nella collettività e nelle comunità quello che vale molto è la libera, genuina, autonoma iniziativa dei corpi sociali organizzati. E con questo mi aiuto per introdurre quello che io voglio dire a questo bellissimo incontro. Ho sentito alcune parole di chi mi ha preceduto, Loredana, Enrico e naturalmente Luciano. Presumo di sapere quello che ha detto Davide e poi ho colto anche il valore della moderazione del direttore.
Ci sono alcune questioni tematiche sulle quali io non sono affatto d'accordo, non di quelle sviluppate qui, ma di quelle che si possono desumere dal taglio che avete dato qui. Io non sono d'accordo sulle camicie di forza elettorali. Non sono d'accordo neanche sull'eccesso di semplificazione che a volte una certa pornografia televisiva della democrazia manda in onda. Gli ululati impediscono il ragionamento in politica e ci costringono ad accettare dei prodotti che non servono a nessuno. Per esempio, il frutto di un ululato, quella specie di manierismo di riforme istituzionali che quest'estate ha determinato, a seconda del giovedì, la comparsa o la scomparsa dei comuni, la comparsa o la scomparsa delle province. Ma stiamo scherzando? Ma si fa così l'attività di riforme istituzionali? Questo è il paese che ha avuto i Terracini, gli Aldo Moro, i Giorgio La Pira. Questo è il paese che ha avuto i Massimo Severo Giannini, gli Aldo Bozzi, i Sabino Cassese. Ma si produce a colpi di pancia la comparsa o la scomparsa dei livelli istituzionali che ospitano al loro interno la vita viva delle comunità. Io ho la fortuna, poiché non ho ruoli né formali, forse di altra natura nella vicenda politica, in questa fase ho molto tempo da dedicare a coltivare anche relazioni di qualità. E mi vedo almeno una volta alla settimana con Andrea Manzella, che è il primo cattedratico italiano di diritto parlamentare. Lui è stato segretario generale di Palazzo Chigi nel 1988, senatore della Repubblica, parlamentare europeo, adesso è vicepresidente della Corte dei Conti di nomina governativa. Manzella è uno, insomma, che cura anche importanti colonne di Repubblica di commento alle vicende che magari produce qui o lì il Parlamento italiano. E lui mi ha detto che mai sarebbe stato possibile che il Parlamento con un pugno determinasse la cancellazione di interi livelli istituzionali. Quando lui ha cominciato a dire questo, è uscito poi sulla stampa Amato, che ha detto: se dipendesse da me non cancellerei le province, sapendo che in Europa, per esempio, la Francia, che ha una tradizione di assetto istituzionale della pubblica amministrazione, ha provincializzato la pubblica amministrazione, non ha distrutto le province. Che significa provincializzare la pubblica amministrazione? Fare in modo che scompaiano i troni di alcune articolazioni amministrative e che si determini in uno stesso contenitore tutto quello che deve essere pensato e organizzato dall'amministrazione pubblica all'interesse del cittadino. Così ha fatto la Francia. Ma è un'Italia fatta da 8.000 comuni, ma non perché Zeus ha voluto spezzettare l'Italia in 8.000 comuni, perché lì ci sono tradizioni, organizzazioni, scelte di libertà civica, storia identitaria italiana. Chi è che fa la sintesi, la convergenza dei piccoli comuni se non la provincia? Tra il peso che ha nella finanza pubblica Finmeccanica, da tutti i punti di vista, e sapete che io per una serie di ragioni non mi posso occupare in questi giorni almeno di uno di tutti i punti di vista, e il peso che ha il cosiddetto costo della democrazia territoriale, vi assicuro che pesa di più Finmeccanica. Se noi volessimo scrivere una pagina di libertà economica in Italia, ci converrebbe molto di più sul piano poi della funzionalità effettiva a valle dare luogo alla cessione delle quote di Finmeccanica, rendere per esempio un soggetto del mercato la RAI, fare in modo che in ordine all'Enel non sia la statualità a dirigere chi produce l'energia elettrica in Italia. Questo non significa poi impedire la produzione di regole più stringenti sulla vita delle democrazie territoriali, ma non è possibile procedere a colpi di gomito. E il niente delle posizioni del dibattito politico italiano è frutto del niente delle classi dirigenti. Ma questo silenzismo che c'è è all'altezza della questione? Noi abbiamo avuto dei sindaci straordinari in Italia. Chiampari è un sindaco straordinario, è stato, e secondo me lo rimane, così come anche il sindaco di Bari prima di Emiliano, che è mio amico, Triscio Di Cane, Domenico Mennini, un sindaco bravo, che ha concepito il ruolo nel Mediterraneo di Brindisi,
È stato un bravo sindaco quello di Ancona, prima di Sturani, e bravo quello che c'è adesso. È bravo il sindaco di Lodi, Guerrini. Ma non è possibile che si alzi uno un pomeriggio qualsiasi senza sentire questo livello di rappresentatività territoriale e mena le mani sul fronte delle cancellazioni istituzionali. E guardate che questo si è fatto a fronte di lavagne piene di scritti di federalismo. Allora, io voglio tratteggiare che cos'è la categoria della moralità. Io so che qui è presente anche una figura importante di un certo livello istituzionale al quale volgo il mio sguardo di saluto, ma prima di tutto la moralità dovrebbe essere la coincidenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, prima di tutto. Poi diventa una materia giuridicizzata. Non si può scrivere una pagina programmatica piena di promesse federaliste e poi si smobilita l'impianto federalista che già avevamo. E questo quando accade? Quando non c'è più l'abitudine a porsi la domanda delle conseguenze. E la domanda sulle conseguenze è una domanda tipica dei cattolici, diciamo. La domanda sulle conseguenze, una volta ci insegnavano che è la domanda etica. La domanda sulle conseguenze è una domanda del cattolicesimo politico. Perché altrove esiste quello che l'attuale Papa chiama il relativismo culturale, che non pone la domanda sulle conseguenze, pone la domanda sull'efficacia, non la domanda sulle conseguenze. Vedete, io mi permetto adesso di concludere questo passaggio della mia riflessione e di farne un altro, ma non posso concludere questo passaggio della mia riflessione senza porre una grande domanda a questa bella occasione di riflessione. Noi abbiamo due emergenze in Italia, un'emergenza economica della quale si sta occupando l'agenda del Paese e anche voi oggi avete dato un contributo importante, diciamo, di sottolineatura dell'esistenza di un'emergenza economica. C'è poi un'emergenza istituzionale della quale ci si sta occupando con assoluta stravaganza. La prima emergenza istituzionale è la mancanza di stabilimento di ruolo dei partiti. Ma dov'è che si attrezzano le priorità per la vita del Paese? Dov'è che si costruisce il circuito progressivo per arrivare poi alla decisione di qualità? Io perché dicevo che questa sala mi mette imbarazzo e mi produce timidezza? Perché oso immaginare che cosa è stato in passato questo luogo sul piano della movimentazione della produzione culturale e politica. Passera di sicuro ne sa più di tutti quanti noi messi insieme. Ma non può essere l'optimato di Crizia che concepisce il da farsi, pensa il da farsi, coniuga, declina, realizza il da farsi al di fuori di un circuito partecipativo che noi dobbiamo rimediare senza incappare nell'errore che dice Luciano, attenti a sollevare questioni o questioni, perché magari ci sono anche dietro nascondimenti di questioni personali. Ma guardate, più si fanno complessi i problemi della politica e dell'economia, non è vero che poi la cosa utile è azzerare il processo partecipativo. Più si fanno complessi i problemi della politica e dell'economia, più sono esigenti i sacrifici, più c'è bisogno di organizzare la politica. Nel contempo, quando Kohl ha organizzato l'unità della Germania, ed era difficilissimo dire di sì, lì c'era una metà che non ce la faceva ad esistere, ed una metà che era fortissima, lui si fece carico di unire le due Germanie, sapendo anche che l'unità delle due Germanie avrebbe prodotto la diminuzione del consenso alla CDU tedesca. Lo fece dimostrando di essere statista, così come lo fece Berlinguer nel 1978, dicendo sì al governo di unità nazionale. Perché lo statista è colui il quale si fa carico della scelta, anche quando danneggia, pensando al futuro lungo del paese. Ma come fu possibile a Kohl organizzare quella scelta? Determinando un convincimento collettivo grazie ai luoghi della politica, grazie agli insediamenti della politica di quel partito. Tant'è che quel partito non buttò a mare Kohl,
perché si misurò una inesattezza di un momento partecipativo alla campagna elettorale per una vicenda, diciamo, di supporto alla sua campagna elettorale. Non si è buttata la straordinaria grandezza di Kohl in relazione a quello che lui aveva, tra virgolette, commesso circa un aspetto organizzativo della campagna elettorale. La stessa cosa è accaduta in Francia. In Italia invece noi, quando più si elevava il bisogno di qualità della politica, della democrazia, perché c'erano emergenze economiche, noi abbiamo risposto cancellando i luoghi dell'aggregazione politica. E abbiamo prodotto la legge elettorale che è veramente un'invenzione alla rovescia. Io mi ricordo da bambino, mi spiegavano che si poteva vincere o facendo 13 al totocalcio o facendo 0. Quella è una intuizione legislativa da 0 al totocalcio. È l'esatto contrario di quello che ci serviva. E questa durata di anni della vita di questa legge mi racconta molto vizio. Perché noi avremo bisogno oggi di parlamentari non conosciuti, riconosciuti. Che anche Gabriella Catucci è conosciuta, ma non è riconosciuta. Anche quella bella della campagna è conosciuta, ma non è riconosciuta. Noi abbiamo bisogno di quei parlamentari che non si pongono il problema del trovarsi e quindi scompaiono. Noi avevamo i parlamentari, soprattutto di questa terra, larga e piccola di questa terra, che non vedevano l'ora di incrociare il cittadino, di far sedere gli occhi del cittadino sui propri occhi. Non era un ascolto purché fosse. Invece noi abbiamo oggi una classe dirigente quasi complessivamente intesa, fatta delle eccezioni, che organizza la certezza della scomparsa, del nascondimento. Il bravo qui si nasconde. Io non la voglio mettere sullo scherzo, ma vi devo dire una cosa che mi viene voglia di dire. Io conosco un bel po' di parlamentari, naturalmente. Ne conosco del centro-sinistra, conosco anche qualcuno bravo del centro-destra. Noto una gioia per questa storia delle intercettazioni telefoniche. Sapete perché? È una formidabile scusa tematica per dire non posso fare nulla. E Pasolini direbbe una giustificazione ideologica formidabile. Non mi dire, non mi affidare nulla, non mi porre questioni, tanto non posso fare nulla. No, è sotto processo. Praticamente un problema non viene forse affrontato per mantenere in vita una strumentazione che consente la pigrizia, la vittoria della pigrizia. E guardate, noi abbiamo bisogno di organizzare un ritrovamento della selezione delle classi dirigenti. Io oggi ho avuto la possibilità di pranzare con un signore che si chiama Edward Luttwak, che è consigliere militare di Obama, è stato suggeritore anche di Bush, è uno dei pochi conservatori accolto nella corte di Obama. Lui è presidente di una società che si chiama Happy Fleet a Berlino, e il proprietario di questa società è un mio amico. Oggi ha voluto che io partecipassi a questo pranzo di famiglia in cui si è parlato di geopolitica, e io ho detto a lui: ma per esempio qual è il problema che tu avverti in Italia? Lui mi ha detto: io avverto una testardaggine in Italia. Si punta a difendere il valore dell'euro come se l'euro fosse di per sé capace di risolvere tutti i problemi dell'euro, non cogliendo il profilo istituzionale della questione. Non c'è bisogno di più euro, ma c'è bisogno di più Europa per fare in modo che l'euro abbia esistenza e resistenza. L'emergenza istituzionale dell'Europa chi la sta affrontando in maniera adeguata? Io preferirei che in televisione ci andasse, per la parte di cui adesso dico, Fassino e non Fassina. È meglio quando ci va Fassino, ad affrontare anche le questioni del livello istituzionale che ci manca. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che, per esempio, coniughi e declini la cittadinanza europea. Noi abbiamo capito nel Novecento che cos'è la cittadinanza nazionale. Tu dai fiscalità, lo Stato ti dà protezione, welfare, sicurezza, giustizia, e tutto quello che ti può dare uno Stato membro dello Stato europeo. Poi mano a mano ci siamo incamminati a concepire la cittadinanza europea, ma nessuno l'ha declinata, l'ha riempita di contenuto. Io, se faccio un'ulteriore cessione di sovranità, a questo livello ulteriore di statualità, che mi dà? Non basta dire la pace, il processo di pace, perché è lontana. La pace tu l'avverti come una condizione che ti riguarda quando c'è la guerra.
Ma in assenza della guerra il processo di pace al cittadino non costituisce motivazione. Tu mi devi dare quelle politiche che riescono su misura della statualità europea. Questo è il compito della politica. Il Moro, i Granelli, i Lanzati, gli Aldo Bozzi, gli Spadolini, i Pietro Barcellona, i Pietro Ingrao avrebbero saputo pensare a qualcosa che declinasse la cittadinanza europea e non un meccanismo prevalgo io adesso, la legge so che non funziona, ma funziona per lo stabilimento della mia leadership, non la tocco, non mi occupo del profilo europeo perché in un qualche modo mi può inciampare ciò che è oggi la mia esistenza. Il cattolico impegnato in politica osa. Si è trattato di un osare, quello di Adenauer, di Schumann e di De Gasperi nel concepire allora l'Europa per l'approvvigionamento energetico. Si è trattato di un osare, quello dei padri costituenti nel concepire il regionalismo, quando l'Italia era appena uscita dai limiti di una guerra. E oggi come l'abbiamo riempito noi il regionalismo? Anche in Abruzzo. Oh, guardate, scusatemi, sarò rispettoso. Noi sono almeno un paio di legislature che le riempiamo di candidature scelte all'insegna dell'estetica. E questione estetica, anche quando si sceglie uno cosiddetto proveniente dalla nazionalità o dalla centralità dell'impero, sai, scelgo quello lì perché viene dal centro dell'impero. Io ieri ho commemorato, ho ricordato la figura di un sindaco molto bravo di Pescara, Antonio Mancini, il quale quando faceva i comizi non parlava male di nessuno, prendeva i impegni e soprattutto, caro Luciano, li faceva prendere anche i presenti gli impegni. Se era presente un ministro, un parlamentare, un sottosegretario, lui avvolgeva tutti come con una sciarpa e faceva sottoscrivere l'impegno anche a loro. La nazionalità, quando scende in campo politicamente, viene per assumere impegni, non per mostrare il profilo del settore nasale, o per dire, sai, siccome io ho fatto questo a Roma, dunque voglio il regalo a livello periferico. Perché non è possibile adesso fare questo? Perché ci sono le emergenze. Perché non è possibile più fare queste regalie alle classi dirigenti improvvisate per questo livello di governo che è la regione? Perché oggi la regione è un livello produttivo di decisioni, non è più la regione del mio amico Carlo Stregacenere, un po' di trote, un po' di caccia, un po' di prologo, un po' di sanità e basta. Oggi la regione è lo Stato, nel luogo, quasi si svilisce, diventa filiforme lo Stato nazionale e si gonfia di potere lo Stato regionale. L'articolo, ci dice una brava ricercatrice di istituzioni politiche che io ho il piacere di conoscere, la dottoressa Verusca Verratti, che è una ricercatrice apprezzata di istituzioni politiche e ha studiato il regionalismo. La regione oggi, con l'articolo 117 novellato, ha poteri formidabili sulla vita reale dell'economia. Il processo delle infrastrutture di un territorio non c'è più bisogno che siano oggetto di raccomandazioni tra Fitto Padre e Vito Lattanzio. Oggi il processo di infrastrutturazione della regione, se ci sono idee chiare, fa la regione, che parla alla pari col Consiglio dei Ministri, che addirittura fa organi comuni con le regioni limitrofe per affrontare la partita del corridoio adriatico, della infrastrutturazione ferroviaria, del processo di difesa della costa. Ma chi è che fa questo? Il pettinato in maniera adeguata, quello scelto in ragione delle fotografie? Chi è che ha la battaglia dentro di sé per condurla fuori di sé? Chi è vissuto sull'altare, nello spazio, il combattimento delle idee, grazie alla dimensione della politica, della politica? Io mi permetto di dire che non sono d'accordo con alcuni intellettuali che scrivono sui giornali più letti in Italia, quando descrivono, l'ho detto anche ieri a Pescara, che le questioni si possono dividere in due. Da una parte ci sono le regole e da un'altra parte sono le relazioni. Quelli che si comportano bene sono quelli che coltivano le regole, quelli che si comportano male sono quelli che coltivano le relazioni. È una lettura che funziona, ma tendenzialmente riassuntiva all'eccesso.
regole, le ragioni, perché ci sono anche le motivazioni. Devono essere molto forti le motivazioni. E le motivazioni uno le assume se conosce le questioni. All'80% dei parlamentari attuali, se noi diciamo che la condizione dell'edilizia scolastica dei comuni è disastrosa, quelli pensano che edilizia scolastica è un cognome. È vero o non è vero? Non è implacabilità. Guardate, ve lo dico in nome del Signore, non parlo mai così. Io ho parlato con tre uomini di governo del centro-sinistra del patto di stabilità. Mi parlavano meravigliati, come se io parlassi di un carretto ferroviario. Chissà che immaginavo loro. La sonorità delle parole non comunicava la drammaticità del tema che io affrontavo. Io gli dicevo: ho i soldi e non li posso spendere. Volete voi deregolamentare questo eccesso di balzello che voi organizzate ai danni della fiscalità territoriale? Ne ho parlato con uomini di prima fila del governo pubblico nazionale. Non c'era l'avvertimento. Oggi invece la via di uscita, perché è diventata oltre l'emergenza, è liberalizzare le quote destinate alle strutture, alle infrastrutture in giacenza degli enti locali, per fare in modo che un po' di spesa riproduca investimenti. E se l'avessimo fatto 40 mesi fa, 50 mesi fa, vi do un dato che lo sa soltanto chi amministra il territorio, non lo sa nessuno di quelli che legge chi amministra, solo chi amministra lo sa: 1 milione di euro destinati alla vita reale di una comunità produttiva, si chiami edilizia, si chiami fognatura, si chiami destinazione alla vita produttiva economica, 1 milione di euro, si moltiplica poi per un fattore moltiplicativo, 9, 1 milione uguale a 9 milioni nella circuitazione della movimentazione economica. Noi abbiamo tenuto ghiacciati milioni e milioni di euro negli 8.000 comuni, nei diversi livelli, parlo di quelli sani, di quelli che non si sono mai pentiti di far pagare le tasse. Io sono stato un sindaco che ho fatto 553 cantieri in 2000 giorni, inaugurati, applauditi, ho riavuto il consenso dei cittadini, ho fatto pagare le tasse ai miei cittadini, gli facevo pagare anche 5 centimetri di occupazione del suolo pubblico, perché gli dicevo: se voi volete le opere c'è bisogno di un patto di responsabilità, vanno pagate le opere. Sulla cartella di pagamento noi mandavamo al cittadino tutte le opere che ci avremmo fatto con quel pagamento. Mi sono inventato la dattiloscrittura tipografica della cartella di pagamento. Probabilmente verrà detta anche questa come un abuso, Presidente, anche questo verrà detto come un abuso, ad una lettura ultimativa. Però alla fine vedremo come vanno a finire queste letture. Quello che però ho cercato di far capire è che chi viene eletto non viene eletto per insediarsi in un trono. Viene eletto per realizzare una funzione necessaria per conseguire obiettivi che devono produrre l'aumento della comodità della vita delle persone. Io non la metto sul piano delle coloriture particolari, ma chi amministra ha l'obbligo di aumentare la comodità della vita delle persone. E su questo fronte il cattolico si pone la domanda delle conseguenze, che era la domanda, lo dico a Luciano Lapenna, del quale mi fa piacere la sua sottolineatura motivazionale, ma lo dico anche agli altri che hanno parlato. Il 13 dicembre del 1968 Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, parlando nella parrocchia di San Procolo a Firenze, e fu l'unico laico ammesso a parlare, diciamo, nello spazio destinato al sacerdote. La mia domanda è, diceva lui, che cosa ho fatto oggi? Che cos'è che potevo fare di più che non ho fatto? Che cos'è che la cittadinanza si aspettava che io facessi che non ho fatto? Questa è la domanda ultima che si pone colui il quale ritiene che non tutto si esaurisca nell'oggi. Ed è la domanda che motiva chi cattolicamente è spinto, quasi tallonato, dalle elevatissime condizioni di responsabilità che ha l'affidamento della responsabilità pubblica. Guardate, e concludo, non c'ha pari. Qui io sono contento di vedere il presidente della Corte d'Appello emerito che è con noi. Ogni lavoro ha la sua dignità, dal falegname al minatore, io vengo da una terra di minatori, ma
la dimensione applicativa che si realizza in capo al decisore pubblico non appare né sul piano della responsabilità né sul piano della gioia. Il decisore pubblico è quello che ha più possibilità di produrre la gioia in capo ai suoi interlocutori. A me è capitato di produrre gioia a migliaia di persone, ma credo anche a molti di voi. Quel livello di gioia che uno legge negli occhi della persona non appare. Contribuire attraverso la voglia di riuscirci a rendere possibile il diritto all'abitazione di un cittadino, il diritto al lavoro, il diritto al rientro di una sala. Il Presidente saprà, ma saprete anche voi, quando qualcuno muore all'estero, rientrare per quella sala è una procedura molto complessa, una volta scomodai i gas per far rientrare una sala di un ingegnere morto in Polonia. Tu hai un potere, io ho sempre pensato che quel potere va usato per riempire il vuoto che c'è tra la regola, la norma e il bisogno concreto vissuto. Per me la politica dispone di questo potere, riempire il vuoto che c'è tra la condizione reale di vita e la regola. Chi è che riempie quel vuoto altrimenti? L'avvocato americano irraggiungibile, che ad ogni colloquio costa $2,000, o il super burocrate che viene scelto momentaneamente come optimati di crisi? Provate a capire se è possibile parlare col tale ministro. Io conosco l'avvocato Moavero Milanesi, sono amico personale del ministro Fornari, ma non esiste che loro abbiano il numero di telefono per i cittadini. Loro hanno dei canali grazie ai quali si perviene a loro, ma la democrazia è un'altra cosa. E il bombardamento di una personalità. Vi ricordate voi il Gaspari con i pantaloncini corti, ma anche i sindaci di formazione qualsivoglia che abbia avuto comunanza di gomito a gomito con la cittadinanza. L'essere penetrati proprio dal bisogno degli altri, dalle questioni sollevate dagli altri. È qui che sta la rivoluzione della democrazia. Ed è per questo che mi è piaciuto aderire all'invito di Davide rispetto a questo appuntamento. Peppino Porta, faremo concludere a me, voi per concludere con me questo compito così grande. Bravo, ciao. Buonasera innanzitutto a tutti. Io prendo la parola dopo un'ora e 25 di interventi così alti e elevati e devo dire che mi trovo in grossa difficoltà, perché il taglio che io ho dato al mio intervento risponde alla richiesta che mi era stata fatta da Davide, che mi aveva detto: cerca di parlare anche di cose locali per ricordare quella che è stata la storia dei cattolici in questa nostra vasta. Io non vado a braccio, ho scritto il testo perché penso che all'interno di quello che andrò a leggere vi sono delle cose che segneranno probabilmente una tappa molto importante del mio futuro. E mi dispiace deludere l'amico Pino Cavoti, il quale all'inizio diceva di non parlare di cose vecchie, ma sono costretto a farlo. Allora inizio subito. A tutti gli uomini liberi e forti che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà. Con queste parole inizia il libro che il nostro concittadino, il senatore Giuseppe Spataro, scrisse nell'ormai lontano 1972, dal titolo I democratici cristiani dal fascismo alla Repubblica, edito da Mondadori, che sono poi le parole con le quali inizia il messaggio programmatico che un gruppo di cattolici rivolse agli italiani il 18 gennaio del 1919, al momento della fondazione del Partito Popolare Italiano, che rappresentò l'ingresso ufficiale dei cattolici nella vita pubblica, un fatto storico nella politica della nostra nazione. Come si ricorderà, a seguito degli eventi che portarono nel 1870 all'occupazione di Roma da parte del Regno d'Italia, la Sacra Curia Romana, sotto il pontificato di Pio IX, aveva sancito il divieto per i cattolici italiani di accedere alle urne con la disposizione nota come non expedito.
Ho voluto iniziare questo mio intervento, questo convegno voluto ed organizzato dal dottor Davide Alessandro, collega consigliere comunale della nostra città, che ringrazio per l'opportunità che mi offre, per ricordare un uomo vastese che tanto contribuì nella lotta contro il fascismo e che tanto si impegnò a fianco di Don Luigi Sturzo e di Alcide De Gasperi per l'ascesa in campo dei cattolici nella politica italiana. Un personaggio, Giuseppe Spataro, della vita politica italiana a cavallo tra il 1920 e il 1970, che troppo spesso viene dimenticato da quanti sono impegnati nella ricostruzione storica di quegli intensi 50 anni della vita della nostra nazione. Ho scelto di partire da Giuseppe Spataro per ricostruire anche vicende politiche cittadine che hanno avuto come protagonisti uomini provenienti proprio da quel mondo cattolico che aveva influenzato la formazione politica dello stesso Spataro, che fu studente presso l'abbazia di Monte Cassino e che fu protagonista nella FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici Italiani. Ricordo ancora con entusiasmo negli anni 50 la presenza dei comitati civici che trovavano collocazione linfa nelle sedi delle parrocchie cittadine. Ricordo che allora, bambino, mi pregiavo di poter mettere sul manubrio della mia bicicletta la scritta Comitato Civico, forse non comprendendo appieno il significato di quella organizzazione, ma certo di contribuire ad una causa, l'affermazione in politica di giovani provenienti dall'etica di quell'azione cattolica italiana, che era la linfa vitale di una nazione che tentava di risorgere dalle macerie e dalla distruzione del secondo conflitto mondiale. Vicende politiche amministrative che a Vasto portarono negli anni 60 alla creazione di una diaspora all'interno alla Democrazia Cristiana. Vedo Vittorio Del Casale che ricorda sicuramente quelle giornate. Ricordo vividamente il giorno in cui all'interno della sezione di Piazza Pulente ci fu la scissione tra il gruppo dirigente del partito e quello che faceva capo l'avvocato Silvio Ciccarone, sindaco uscente della città. L'avvocato Ciccarone e i suoi amici sostenitori uscirono dal partito per entrare immediatamente nella sagrestia di San Giuseppe, dove materialmente nacque il movimento civico Il Faro. Quanti erano i giovani provenienti dall'azione cattolica coinvolti in quella vicenda? La risposta è molto. Furono mesi intensi di lotta politica con il ritorno al voto nel giro di 12 mesi, a cavallo tra l'autunno del 1986 e l'autunno dell'anno successivo. E in quei caldi 12 mesi non mancarono interventi autorevoli delle autorità ecclesiastiche. Ricordo un manifesto a firma dei parroci della città, a difesa del proprio vescovo, Monsignor Giovanni Battista Bosio, amico e concittadino di Papa Monti. E la presenza dei giovani provenienti dall'azione cattolica fu determinante nella composizione delle liste che si fronteggiarono in quelle due indimenticabili circostanze. Ricordo solo alcuni di loro per far capire il ruolo che i cattolici svolsero in quel momento nella nostra Vasto: l'avvocato Tonino Guasta di Senti, il dottor Alfonso Perrotti, il dottor Nino D'Annunzio, il professor Giuseppe Meara, il professor Peppino Lalli, il professor Matassa, Nicola Notaro e lo stesso Vittorio Del Casale. Potrei citarne tanti ancora. Ma torniamo al discorso di partenza, ovvero a quell'expedit che cui faceva riferimento Giuseppe Spataro nell'apertura del suo libro. In quegli anni, in alcuni ambienti cattolici, si discuteva dell'opportunità e della convenienza che i cattolici rimanessero estranei alla vita politica nazionale. I cattolici venivano considerati, per ragioni storiche o obiettive, e questo avviene anche oggi, estranei alle vicende risorgimentali, quantunque alcuni esponenti di rilievo ne fossero stati protagonisti. Ma non passarono troppi anni da quando si registrò un contributo significativo dei cattolici al consolidamento democratico dell'Italia unificata. Sturzo, già dall'inizio del Novecento, delineò una forma di presenza politica dei cattolici sia nelle comunità locali che successivamente in quella nazionale. Durante il lungo inverno del fascismo furono le nuove generazioni dell'azione cattolica a prepararsi per la primavera democratica che avrebbe dovuto sbocciare dopo l'esperienza della dittatura. Erano gli anni in cui i giovani cattolici studiavano i modelli democratici stranieri guidati da diversi esuli popolari.
ricordo Don Sturzo, Donati, Ferrari in particolare, che continuavano a produrre pensiero e a suggerire modelli informativi, oltre che numerosi sacerdoti e vescovi che coltivavano in loro una coscienza democratica, e lo stesso pontefice Pio XII, con il radiomessaggio natalizio del 1942, stimolò di fatto i giovani cattolici a partecipare ai movimenti e alle lotte per la liberazione del paese. E da Roma, proprio nella casa di Giuseppe Spadani, in via Colla di Terzo, si riunirono quanti stavano lavorando per l'avvento della Repubblica e della democrazia. Gli anni in cui i cattolici raccolsero a Camaldoli le migliori intelligenze per pensare modelli di democrazia e di economia sociale che rappresentavano la base più solida su cui poter partire il lavoro dell'Assemblea Costituente. In questo modo i cattolici, inizialmente estranei alla vicenda risorgimentale, divennero nel secondo dopoguerra i protagonisti, ovviamente insieme ad altri, della ideazione e della costruzione di una delle democrazie più moderne. E attraverso l'azione di governo, a partire dalle prime compagini guidate da Alcide De Gasperi, rivelarono la consistenza di quella che può essere considerata la loro cifra, cioè una cultura di governo che metteva avanti l'interesse del paese e l'esigenza di unificarlo concretamente. Il professor Gianni Antonioni, in un recente convegno della Banca d'Italia, ha detto: l'Italia uscita dalle rovine materiali politiche e morali grazie alla lungimiranza di un'elite politica che seppe anteporre gli interessi del paese a quelli della propria parte. Ricordare dunque l'originalità del contributo della democrazia cristiana alla costruzione dell'unità del paese e alla unificazione del popolo italiano significa avviare una valutazione storica del suo ruolo a 18 anni dalla sua fine, che ovviamente dovrà proseguire e complementarsi sul piano scientifico, ma che già oggi consente di leggere il tratto che copre quasi un terzo della storia della Unità d'Italia come un periodo di straordinaria importanza per la costruzione dei fondamentali, cioè delle fondamenta materiali e morali di un paese potente. Naufragate le ideologie, infatti, e i regimi totalitari, qualcuno pensa con rinnovato fervore che i principi e i valori della cultura e della tradizione cristiana potrebbero, anche in politica, essere affermati e difesi meglio da una presenza differenziata dei cattolici in schieramenti diversi attraverso un pluralismo di posizioni. Noi cattolici di sinistra, mi si consenta questo riferimento alla mia persona, non dobbiamo avere la pretesa di rappresentare in esclusiva sul terreno politico il mondo cattolico. Se poi incontriamo altri della difesa di comuni valori, questo è motivo di soddisfazione e di piacere. Condivido pienamente e senza riserve i recenti documenti che lei cede e sono più che mai convinto che rispetto ai valori essenziali che la concezione cristiana della vita porta a difendere e ad affermare i cattolici, i cattolici devono convergere in un impegno forte e unitario. Durante i 100 anni che ci separano dalla vera rinnovata, ha detto di recente il Papa, il legame tra democrazia e cristianesimo si è approfondito. Il crollo dei totalitarismi conferma la pertinenza di queste scelte. Tuttavia il rapporto tra democrazia e cristianesimo deve essere ripensato ed approfondito da ogni generazione e in particolare in questo momento. Abbiamo a riferimento centrale dell'impegno e forte fonte orientativa del programma una dottrina sociale che ha la sua pietra d'angolo nelle grandi encicliche e che è stata convalidata dalla storia. La maggioranza dei cattolici, la maggioranza del popolo cattolico italiano è stata fiera e si è riconosciuta per anni politicamente nella storia e nella prospettiva della DC. Ma questa fierezza non è disgiunta dalla umiltà, da una umiltà che deriva dalla consapevolezza di un divario che permane nella storia, difficile da colmare, fra le parziali e concrete possibilità della politica e le tensioni ideali, le esigenze di giustizia e le speranze che il messaggio cristiano esprime. Sono fra coloro che condividono l'opinione, autorevolmente espressa anche di recente, secondo cui quella democrazia cristiana è un'esperienza irripetibile per ragioni storiche, politiche ed ecclesiali. E peraltro, se è vero che la DC non può rinascere, può pur sempre offrire idee e suggestioni per un modo oggi non corrente di concepire la politica e di fare la politica. Anteporre gli interessi del paese a quello della propria parte. Avere e lasciarsi guidare da un'idea di futuro, vivere la politica come esperienza alimentata dalla responsabilità etica, selezionare e formare ceti dirigenti adeguati per tale missione.
I politici sono quelli che pensano alle prossime elezioni, gli statisti sono quelli che pensano alle prossime generazioni. Era una frase che ripeteva molto spesso Alcide De Gasperi. Ecco la sfida, formare degli statisti che abbiano senso dello Stato, senso della propria responsabilità e senso del ruolo delle istituzioni, sia che siano chiamati a responsabilità di governo, sia che debbano assolvere al ruolo non meno nobile e prezioso della opposizione. Svolto il forum delle associazioni cattoliche di recente a Todi, si è disvelato anche il mistero, esageratamente alimentato, del reale obiettivo di quella iniziativa, nel senso che è stato confermato quanto già detto dal Cardinal Bagnasco, e cioè che non si sarebbe dato vita a nessun nuovo partito, ma più semplicemente, e non meno impegnativamente, ad un organismo situato e prepolito. Personalmente penso che il contributo più significativo al convegno umbro sia venuto proprio dall'intervento di apertura del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sul quale vale la pena intrattenersi perché definisce in termini più precisi il senso del rapporto che la Chiesa deve avere con la politica e soprattutto delle motivazioni che dovrebbero sostenere l'impegno politico dei laici credenti. Se per nessuno è possibile l'assenteismo sociale, per i cristiani è un peccato di omissione, un peccato, cioè una colpa da portare addirittura in confessionale. Era quanto sosteneva nel 1983, lo ricordo, Giuseppe Lazzati su Vita e Pensiero. Ed ora, era ora ed è giusto dunque che i laici credenti, oggi non impegnati direttamente in politica, tornino a sentire la responsabilità dopo anni di consapevole disattenzione e di occuparsi quindi della politica. Era ora ed è giusto che la Chiesa assuma nuovamente il compito di educare soprattutto le nuove generazioni di credenti al rapporto fede-politica, dopo che da anni in molte parrocchie è stato addirittura vietato di parlare di politica per non dividersi. E quale dovrebbe essere il problema se nelle opzioni politiche i credenti si dividono? Don Luigi Sturzo nel discorso del 1905 diceva che per i credenti in politica è inevitabile dividersi tra sinceri conservatori e sinceri democratici. Ciò che importa è che ci si rispetti reciprocamente e non si brandisca di uno contro gli altri, addirittura il Vangelo. Il Vangelo appunto che è qualcosa di enormemente più grande della politica e della stessa etica, non essendo un codice di regole di comportamento, ma l'incontro con un Dio nuovo. L'educazione al rapporto fede-politica diventa così o naturalmente vi sono le conseguenze di una educazione alla essenza della fede. Come si vede, situarsi nel prepolitico per i cristiani non è meno impegnativo rispetto alla scelta di quanti invece decidono di impegnarsi direttamente in politica, come nel mio caso. E ora, ed è bene, che a questo punto il Partito Democratico rinuncia alla tentazione di una sin troppo facile utilizzazione di tali posizioni, anche se è inevitabile rilevare che esse contribuiscono a rendere ancora più drammatico l'isolamento e la solitudine del bunker governativo. Per il PD, piuttosto, si pone l'opportunità di riflettere su un punto anche su questo nuovo intervento del Cardinal Bagnasco, alla luce dell'importante chiave preventiva di lettura offerta da quattro studiosi provenienti dalla tradizione culturale marxista apparso negli ultimi giorni sulla stampa nazionale. Nell'intervento del presidente genovese, infatti, si fa riferimento alla esigenza di rinunciare alla presentazione epistolare tra il messaggio della Chiesa, scegliendo i temi relativi all'etica sociale a scapito di quelli relativi all'etica della vita, come se potessero essere separati e non fossero gli uni la conseguenza degli altri. E non di meno il PD deve fare i conti con la necessità di superare nella relazione con la Chiesa un'attenzione troppo opportunistica, sottovalutando il contributo che essa può offrire alla società italiana alle prese con un cambiamento culturale, antropologico e politico, probabilmente di tipo epocale. Un partito che si candida a governare un passaggio tanto drammatico e difficile della storia italiana non può commettere l'errore di sottovalutare il rapporto che la Chiesa può dare per crescere nella crisi, con valori diversi da quelli di un benessere veramente economico e finanziario, che non potrà essere riprodotto nella stessa misura nei prossimi anni
e comunque rispettosi del primato e della dignità di tutti gli uomini e di tutto il mondo. Governare la crisi e governare nella crisi comporta infatti l'esigenza di definire modelli di vita più solidi, come è stato ripetuto anche qui questa sera, e più animati da valenze immateriali e finalità esistenziali diverse da quelle trasmesse e assorbite negli anni del berlusconismo dilagante. In questo senso, la crisi, che pur non era auspicabile per tante evidenti ragioni, può trasformarsi in una opportunità per la trasformazione di stili di vita destinati a consumarsi in un altro modo di vivere, alimentato da un rapporto virtuoso tra le fedi religiose e la politica. Anche perché, cari amici, è bene dirselo senza giri di parole. La sensazione di insofferenza che avverte chi come me ha scelto di aderire al Partito Democratico è tale da portare ad un'attenta e meditata riflessione. La delusione, la fusione a freddo voluta dai dirigenti dei due partiti, che ricordiamo hanno radici e ideologie completamente diverse, non è riuscita. Le lotte per la gestione del potere, le contrapposizioni in atto, l'accantonamento dell'etica e del rispetto della dignità umana, anche purtroppo in sede locale, meritano una valutazione serena e rispettosa della volontà espressa dal popolo. Nulla ci viene però di guardare oltre e di pensare e lavorare per un futuro nel quale i cattolici italiani, anche a vasto, sappiano dare corpo alle cosiddette prime, liberi cioè da schemi e nomenclature che caratterizzano la vita interna di quel partito che ambisce di andare al governo della nostra amata Italia. Vi ringrazio. Se io dovessi interpretare quello che hai detto all'inizio, alle sorti, alla fine, mi verrebbe da dire che probabilmente stai affrancando dal PD, non lo so, che questo è una riflessione, comunque possiamo approfondire. Presidente. Tonino. Però non mi potete fare questi scherzi, dire che devo fare tanto ringrazio Davide per l'invito. Ringrazio tutti gli amici che sono presenti, non nomino perché non finirei più, solo qualche flash, iniziando per dire perché non mi piace oggi questa politica e perché questa crisi dei partiti. Intanto perché, iniziando velocemente dalla Democrazia Cristiana, non si è saputa rigenerare e rinnovare. E Martinazzoli ha avuto, ahimè, Loredana se lo ricorderà, che abbiamo condiviso una parte del Partito Popolare, ha avuto l'incapacità di cacciare quattro ladri e che bastava fare questo, perché sennò è passato, lo dico a un giudice che qui è il nostro amico, passato che tutti gli amministratori democristiani eravamo dei ladri, eravamo dei delinquenti, invece non era così, c'era qualche amministratore, qualche politico mariolo, come si dice, però c'erano tanti amministratori che sul territorio facevano il loro dovere, lo facevano bene, perché amministravano per il bene delle loro collettività e delle altre. E poi ha avuto il demerito di sciogliere quel partito. Tant'è vero che ci sono ancora delle cause in corso, in Cassazione, qualcuno dice che la Democrazia Cristiana non è stata mai sciolta, cambio nome, non si sa neanche se con un congresso, con un consiglio nazionale. Io non sono un nostalgico, perché ha ragione il primo, sono d'accordo con te, non si può rifare la Democrazia Cristiana perché non ci sono quegli uomini, quell'epoca, eccetera, eccetera. Però sono stati fatti tanti errori, e io ho qualche errore lo imputo agli amici che sono i cosiddetti cattolici di sinistra per ripetere una vostra, dicevamo con Luciano, se insieme, con fatto bene, si rimaneva insieme tra CDU, quello che è, e la Margherita e altre formazioni, saremmo al 20-25%, allora. E naturalmente era un progetto da cui ripartire per lievitare, quindi questo è l'errore secondo me, ma adesso non è questa.
da dove scaturisce poi la crisi di quella della politica? Anche da alcune riforme che sono state fatte, a cominciare dalla legge maggioritaria, dal Mattarello, perché vedete adesso si vuole tornare con questo referendum al Mattarello, io lo dico con molta convinzione, non l'ho firmato la richiesta di referendum e in caso di referendum voterò contro. Certo è un deterrente, è bene che si faccia, perché mi auguro che si rifaccia una nuova legge elettorale e che questo sia il motivo che, però non si può tornare al Mattarello, perché Mattarello, lo voglio ricordare, non solo il localistico, ma aveva anche l'incapacità di ridurre il numero di partiti, ne aumentare, erano arrivate a 40, quindi non è vero che c'è stata una diminuzione del numero dei partiti, è una sintesi a livello politico. Perché parlo della legge elettorale? Perché è vero che ci sta la crisi economica, però è anche vero che oggi, al di là delle cose che dovrà fare, sono state dette, non le ripeto io, il giusto che si facciano saranno anne, come si dice, molto dure, riforme che toccheranno le tasche degli italiani, lacrime e sangue, come si dice, però credo che siano anche opportune e necessarie per uscire da questo tunnel, perché l'Europa ci chiede questi sacrifici e io mi auguro che siano più equi e mai si faccia pagare non le solite classe meno ambienti, ma quelle che oltre 1 milione di euro alla cosiddetta patrimoniale o le case, se li metta pure l'ICI, però per esentando le classi più deboli o chi veramente ha una pensione di fame, insomma, tanto per essere chiari come la penso su questo. Perché io forse andrò controcorrente, ma non condivido queste riforme dell'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e della regione, perché per quella che è stata la mia esperienza. Poi mi dice no, ma in nome della governabilità, non è vero, perché poi l'amministrazione cade, Luciano dice ogni giorno, mi dicono che Luciano cadrà fra qualche giorno, io non lo so se è vero, ma voglio dire, sono sei anni con me. Però abbiamo visto le sfiducie di amministratori, di sindaci, abbiamo visto la crisi che non riesce ad amministrare, anche se reggono per 5 anni, poi non amministrano perché non vanno le scelte, e peggio anche una forza, perché andare alle elezioni è anche un momento di democrazia interna. La legge elettorale è la mamma di tutte le riforme, perché amici miei, se noi non torniamo alla scelta dei rappresentanti che lavorano sul territorio, sono d'accordo delle cose che ha detto Luciano D'Alfonso, e che si occupano i problemi della gente, se i parlamentari non conoscono neanche il territorio, neanche i problemi del territorio, quando dico del territorio dico di tutto per non farla lunga, i parlamentari stanno vicino ai leader, i miei saranno vicino a Casini, poi vicino a Bersani, di altre cose, perché è importante stare là per ottenere il primo posto in lista. Chi ne frega del povero